Ciao a tutti da Mario Carbone, benvenuti in questa lezione di sovrassunta per 2-4 bassi. Oggi studieremo insieme l'introduzione parte A, parte B. Mi avete richiesto questo brano ed eccoci qua con la lezione. Quando posso cerco sempre di accontentarvi. Ascoltate il brano che trovate sul canale. La parte è questa, un brano molto semplice, quindi così. In apertura è una tarantella, un movimento di pausa, poi due cerchiato 4-5 in apertura. Chiudo col 4, apro, chiudo. E ripetiamo questa frase, va bene? Quindi ripeto nuovamente, pausa, apro, chiudo, apro, chiudo. Questa è la prima frase. Ripetetela per una decina di minuti. Dopo che l'avete memorizzata, la ripetete due volte e siete arrivati fino qua, va bene? Quindi mettendo, è semplicissima. Mettendo i bassi, dopo qualche settimana che l'avete memorizzato benissimo la parte melodica, fate questo, quindi. Eccoci qua, semplicissimo, va bene? Ora vediamo la parte A, ve la faccio prima ascoltare, questa è la parte cantata, è così, quindi la faccio ascoltare molto lenta, insomma, semplicissima, quindi così. Che sono tutti quanti, quindi dopo lo stop del 4 apriamo con 2, 4, 5, poi chiudo col 4, 4, due volte la stessa cosa, apro, semplicissimo, va bene? Ecco qua, queste tre note in apertura, 4, 4, ripeto la stessa cosa, ta, 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 per due volte di qua, va bene? Fatto questo, insomma, ripetetelo memorizzato dopo 10 minuti, mezz'ora, bentornati. Frase successiva è questa, in chiusura. Apro. La frase è questa, quindi Papa Napoli, apro. Eccoci qua. Di qua, Papa Napoli, apro, ta 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 ta, queste due staccate, però insomma è cantabile, c'è poco da memorizzare. Ecco qua, ora andiamo avanti, dopo che avete memorizzato e collegato il tutto. Qua abbiamo una pausa di croma, pensiamo un poli, un è la pausa, un poli, quindi un ta ta, questo, un poli papa, un poli papa, quindi un poli papa, un è in battere, quindi un poli papa, e poi Napoli papa. Un poli pappa, Napoli pappa. Vediamo due blocchi di seguito, quindi un poli pappa e andiamo avanti, Napoli pappa fino a qui. Ripetetelo una mezz'oretta. Bene, andiamo avanti, stessa pausa di prima. Un poli, pronunceremo questo, quindi un poli, poi pappa, chiudo. Quindi questo, apro un poli pappa, chiudo. E la frase è questa. Ripetetela una decina di minuti, mezz'ora, il tempo necessario a memorizzarlo. Qua solo bassi, ovviamente le pause qua, anche alcune in meno, diciamo è tutto improvvisato quando si suona questo brano, è cantato, quindi dipende poi come prosegue il tutto in divenire. Chiaro? Mettiamo i bassi lentamente, dopo che l'avete memorizzata benissimo. Dopo lo stop, queste tre note senza bassi, mettete i bassi dopo qualche settimana che l'avete memorizzata benissimo. Attenzione, ascoltate. Un poli pa, Napoli pa, uguale un poli continuate solo con i bassi, va bene? Inutile che vediamo questo. Ovviamente, se qua vi trovate con poco mandice, mettete un po' di la valvola di sfiato per recuperare, perché sarà tanto in apertura, quindi potete inserire qui una valvola di sfiato. Anzi, lo scrivo proprio SF sfiato, valvola di sfiato, poi lo inserirò. Guardate. Vediamo la parte B che va avanti di qua, ed è questa la parte B. La stessa cosa, è inutile insomma risuonarla nuovamente.
ascoltate il brano per intero che trovate sul canale. Quindi abbiamo un momento di pausa, pausa in battere, il 4 in levare, in chiusura, in quarta posizione. 1, 4, pa, 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 pa. Il 3 poi lunghissimo, ripeto questo, 1, poi... Questa è la prima frase, poi ci saranno delle pause solo, insomma, ma non è un problema. Ecco qua. Abbiamo ripreso direttamente di qua, un 4, senza pensare a questa pausa, fin qui, 4, 4, 2, 2, 3, insomma, fino a qui va bene. Andiamo avanti con la frase successiva, che è questa, quindi, un, la, pa, pa, pensate, in chiusura, un, la, pa, pa, 4, e 3 che dura 5 pulsazioni, approssimativo ovviamente, perché come vi dicevo, insomma, quando è cantato, insomma, le cose possono cambiare, quindi... Fate questo, un ta 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 lungo, poi la pausa, collegate il tutto. Frase successiva è questa, quindi pausa, un, in terza posizione, un. Chiudo, apro, salgo di una posizione, chiudo. E ci siamo, evidenzio questo tasto che dovete tenere premuto, ed eccoci qua. Quindi la frase è questa, quindi un, quattro... Fin qua, vabbè, è tutto scritto. I tasti da tenere premuto, tasto da tenere premuto, il 2, qua tutta pausa. Poi pausa, 1, il 4, che è il 4 di prima uguale, si ricollega qua. Si fa questa parte, si salta il pezzo rosso e si fa la parte successiva, che è la parte C. Vabbè, c'è tempo, la vediamo direttamente ora, velocemente. La parte C è questa, quindi dopo aver eseguito questo... Insomma, così di qua, ecco qua, ripete da dove, ripete poi il tutto di qua, va bene? Però poi vedremo tra poco. Vediamo questa parte C, che è così: pausa, un movimento, poi in chiusura, apro, poi pa, pa, chiudo, apro e cambio la posizione, tengo premuto e chiudo, ripeto questo, pausa, tutto il rigo, apro, chiudo, apro, chiudo, tenendolo premuto, chiudendo dura poi 3 pulsazioni. Bene, la frase è questa, metto una V così vi fa capire fin dove dovete studiarla. Ecco qua. È abbastanza lunga la frase, quindi inizio e chiusura, pausa, ta 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 ta, ta. Vabbè, facile. Memorizzate questi movimenti di pausa, ovviamente anche se ne fate uno in meno, dipende da quando, come detto prima, quando viene cantata, come viene affrontata. Quindi, poi questo, un, apro, quindi pausa in battere, il 4 in levare, chiudendo, apro, e 3 dura 3 pulsazioni, ma può durare anche in più perché poi ci sta la pausa, può essere anche prolungato nella pausa, insomma. Qui un ta 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 ta, fatto questo ripetetelo fino a qui, collegate il tutto di questa parte. Vediamo questa frase successiva, un momento di pausa, poi in terza posizione, un in levare, chiudo, chiudo col 4 pulsazioni, è uguale alla frase di prima, c'è poco da, diciamo, da capire. Quindi il 4 qui, ta 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 ta, tasto del premuto, il 4, si fa questo, si fa questo 4 e si ripete dove ho detto prima, di qua avete prima pagina dove, diciamo dal quarto rigo dove c'è questo simboletto, va bene, c'è questo simbolo fin dove si fa, fino a quest'altro simbolo, e poi si fa il finale, chiaro? Si arriva qua nuovamente da questo simbolo, poi si va al finale. Vediamo com'è il finale. Il finale è questo. È la parte D. A qua potreste mettere qualche abbellimento, ve lo spiego molto velocemente questa parte B. Qualche abbellimento. Prima del 4 potreste fare questo. 3, 2 cerchiate, 4, quindi...
poi due cerchiato, quattro, due cerchiato, quindi, poi qua è un ribattuto, 3, 4, 3, poi 3, 4, 3, 2, 3, 2, e poi uguale. All'inizio, quando avete queste note con lo stesso tasto, potete fare il ribattuto 3, 2, 3 con le dita così, va bene? Bene, questo fatto pure velocemente, vediamo ora il finale che così... anche questa parte ci potreste aggiungere qualche abbellimento. Una terzina così. Poi 3, 4, 3. Sì, qua va bene così, nessun problema. Vediamo la parte D che è questa. Finale non è scritto, ma sono poche note, giusto questo alla fine. Abbiamo il 4 in chiusura, che poi ovviamente quando arriviamo qui, insomma, arriviamo al finale, che è questo. Il 4 in chiusura e poi inizia la parte D, sesta posizione. Aprite col 5 e la parte è questa, memorizzata. 1, 2 pulsazioni, tarara, 2 pulsazioni sul 5. Frase successiva è questa, in apertura, quindi... Chiudo, quindi questo, due pulsazioni, quindi due cerchiato, quattro, due cerchiato, il quattro in chiusura, questa frase, collegate tutto il rigo, benissimo, rigo successivo in chiusura, apro, e questo quindi, quattro, due cerchiato, quattro, 5 apro, 5 apro. Bene, dopo una mezz'oretta, 10 minuti, memorizzato. La frase successiva, questo. In apertura, chiudo. E questo. 4, tam, pa, pa, pa. In chiusura, due pulsazioni. Collegate due righe per una mezz'oretta. Bene, bentornati, l'avete memorizzata. Ora è la stessa cosa, quindi. Andando avanti. Uguale. Qua cambia, ripete il 5, poi in quinta posizione col quarto dito, sempre in apertura, prolunga il 2 cerchiato, il 4, tengo premuto e chiudo, lungo e il classico finale che vedremo dopo. Bene, fatto questo, mettiamo i bassi, la parte è questa, collegata alla tutta, questo è uguale a quello che è scritto qua, identico di qua, uguale a questo. Bene, i bassi molto lentamente così. Se volete aggiungete il finale così, o va bene già come prima, chiaro? Questo solo non c'è scritto questa nota lunga con i bassi, poi lo so, insomma, è semplicissimo. Bene, qua potreste inserire per note per terze così, e anche per sesta, quindi... E qua normale. 4, 2, e per sesta, e poi... Semplice, ovviamente lo fate dopo che l'avete memorizzato tantissimo. Bene, per inserire gli abbellimenti vi ricordo che ci sta il metodo dedicato. Non mettete subito gli abbellimenti, ma prendetevi il giusto tempo. Bene, se vi è stato utile questo video e vi è piaciuto, insomma, mettete un mi piace, insomma, e condividetelo. È solo un modo per farmi capire che, insomma, il video è, insomma, di comune interesse.
l'ho fatto appunto per voi che me l'avete richiesto ed ecco a voi. Un saluto a tutti da Mario Carbone e alla prossima lezione. Ciao a tutti.